Allora, se si vuole usare un transistore come amplificatore, come abbiamo visto un po' guardando il generatore di corrente controllato in corrente, bisogna prima scegliere un punto di riposo e poi intorno al punto di riposo, nella zona attiva diretta se si tratta di un bipolare, e poi con un piccolo segnale spostare il punto di riposo istantaneo e ottenere in questo modo l'amplificazione. Quindi la prima cosa da vedere è come scegliere il punto di riposo, che vuol dire come polarizzare il transistore bipolare. Dunque, noi abbiamo visto già qualcosa, abbiamo visto questa cosa in particolare, che se il punto di riposo è determinato dalle caratteristiche del transistore e poi da quella che era la retta di carico, quindi l'espressione del circuito esterno che impone dei vincoli al transistore. Ora, nella scelta della polarizzazione bisogna stare attenti a un altro aspetto aggiuntivo, un altro aspetto aggiuntivo che finora non abbiamo considerato, ma è importante, ed è il fatto che la polarizzazione deve essere robusta rispetto a variazioni della temperatura, per esempio, e delle caratteristiche del componente. Vediamo questi due aspetti. Il primo aspetto deve essere robusta rispetto a variazioni di temperatura, il primo punto. Questo è importante perché nel funzionamento del circuito elettronico, chiaramente si dissipa potenza, il circuito elettronico si scalda, quindi aumenta la temperatura. Come abbiamo visto, le caratteristiche dei dispositivi dipendono dalla temperatura. Quindi se cambia le caratteristiche dei dispositivi, rischiano di cambiare anche il comportamento del circuito. D'accordo? Questa è una cosa che va evitata. E in particolare, la prima cosa che bisogna evitare che cambi è che cambi troppo la polarizzazione del bipolare se cambia la temperatura. Questo è un aspetto importante perché, chiaro, io accendo un circuito elettronico ora ed è freddo e voglio che funzioni, poi questo si scalda e voglio che continui a funzionare più o meno nello stesso modo. Ok? È un aspetto non marginale perché tradizionalmente quel problema c'è sempre stato, che comunque poteva cambiare leggermente il comportamento scaldandosi, specialmente per i circuiti a valvole, nell'elettronica, diciamo, archeologica, questo aspetto era importante. Anche un amplificatore audio a valvole, quando si scalda, amplifica in modo diverso. Okay. Allora, quindi questo è il primo aspetto. Un altro tipo di variazione che è molto importante è la variabilità dei componenti. Perché che cosa vuol dire la cosa? Questo è un problema particolarmente importante negli ultimi anni. Deve essere robusta variabilità dei componenti. Questo che cosa vuol dire? E beh, soprattutto negli ultimi anni, in cui i transistori sono più piccoli, bisogna tenere presente che i transistori nominalmente sono tutti uguali, ma nella pratica non sono tutti uguali. Quindi, per esempio, beta F del transistore, che è il guadagno di corrente in configurazione emettitore comune, se per un particolare transistore viene venduto un beta F uguale a 100, io non ho la garanzia che quello sia il valore medio del beta F, ma se prendo un transistore particolare, il beta F potrà essere facilmente un numero tra 50 e 200. D'accordo? Perché? Perché il beta F dipende in modo molto sensibile da quanto è spessa la base,
e nella una produzione industriale non tutti i transistori vengono identici, d'accordo? Però poi una volta che prendo i transistori, questi funzionano nel realizzo dei circuiti in produzione industriale, i circuiti devono funzionare più o meno tutti uguali, ok? Quindi questo è un aspetto che devo tenere in considerazione in modo particolare, specialmente per quei parametri che sono più sensibili alle variazioni. Il beta F è uno di questi. Quindi io in particolare qui devo indicare soprattutto beta F, ragionando in termini del modello di Ebersen-Moll. Gli altri parametri che sono abbastanza variabili sono le correnti di saturazione inverse. Anche questi subiscono discrete variazioni con, insomma, tra esemplare e esemplare. Beta F è particolarmente variabile perché è molto sensibile ad alfa F. Questo magari è un aspetto da ricordare un attimo. Alfa F, beta F, vi ricordate che cos'era? Era definito come alfa F diviso 1 meno alfa F. Siccome alfa F è molto vicino a 1, basta la minima variazione di alfa F perché beta F vari tantissimo. Io vi faccio un conto banale banale: se alfa F vale 0,99 e buttate qua dentro quell'espressione numeri, viene beta F uguale 99. Va bene? Se, no, ho scritto 0,99, ho detto bene ma ho scritto male, vale 99. Se alfa F vale 0,995, quindi una variazione di mezzo punto percentuale, beta F vale 199, è raddoppiato. Quindi io per questo vi dicevo, vi vendono un transistore con beta F 100, facilmente va da 50 a 200. Quindi ecco, la cosa critica è, devo cercare di fare in modo che il comportamento del circuito non cambi così tanto, perché dal punto di vista della produzione industriale è chiaro, non è una cosa affidabile. Guardate, questa è una cosa che succede ancora, c'è un aspetto che succede ancora, che manifesta il fatto che rispetto a questa variabilità, specialmente dei componenti, si può qualcosa con una progettazione accurata, ma non si può tutto. Faccio un esempio che magari per qualcuno di voi può richiamare alla mente qualcosa, perché avete presente quando ho comprato un calcolatore, no? Mi vendono calcolatori con processori di frequenze diverse, no? Fate conto, voglio comprare un portatile, c'è un iCore 5, 2 GHz, 2 4 GHz, 2 7 GHz, posso scegliere, ok? Quelli là non sono diversi, sono esattamente identici. Cosa è stato fatto? È stato fatto semplicemente una valutazione a posteriori, nel senso, sono stati prodotti nello stesso modo, poi in fase di testing si è visto qual erano le prestazioni del processore, la procedura automatica che mi dice qual è la massima frequenza a cui funziona senza errori, e quella cambia perché un pochino di diversità c'è nella realizzazione finale, e vengono buttati in tre contenitori diversi, questo va a 2, questo va a 2,4, questo va a 2,6, e vengono venduti con una frequenza massima diversa a un prezzo diverso, però sono esattamente la stessa cosa, sono quelli venuti meglio e quelli venuti peggio in pratica, ok? Purtroppo c'è una variabilità che non si riesce a gestire, chiaramente, tenete presente, lì si tratta di quasi 1 miliardo di transistori, quindi uno, insomma, voglio dire, se la differenza è solo quella vuol dire che le cose vanno bene, eh? Però è importante nella progettazione tenerne conto. Per il bipolare la cosa più importante è questa. Allora, il primo punto che mi interessa è cercare di fare in modo che la polarizzazione sia abbastanza robusta, cioè non cambi molto se cambia la temperatura e cambia il beta F. Poiché questa cosa mi costringe ad accettare dei compromessi, io cerco di fare in modo che la corrente di collettore non cambi molto, che non riesco a fare in modo che tutto non cambi. Purtroppo se il beta F è diverso, il C è uguale a beta F e B, se il beta F cambia io devo scegliere o conservo il C o conservo il B. Ok? Per esempio. Allora, la scelta è quella di conservare il C, fare in modo che l'IC sia il meno sensibile possibile alle variazioni di questi due parametri. D'accordo? Perché il C? Perché, come avete già visto, abbiamo già visto insieme, in realtà anche parametri di piccolo segnale dipendono in modo proporzionale ai C. Quindi mi conviene far variare il C il meno possibile.
per far variare il meno possibile i parametri di piccolo segnale. Quindi si sceglie di rendere IC il meno sensibile meno sensibile possibile, bello a dire, ma cioè bello a dire, si può dire, ma scrivere blu. Vabbè, scriviamo poco sensibile. A variazioni di temperatura e beta F. Come si fa questa cosa? Scegliendo una polarizzazione cosiddetta a quattro resistenze. O meglio dire, una rete di polarizzazione a quattro resistenze. Ma vediamo com'è che funziona. Come dire, non vi faccio vedere perché altre funzionano peggio, insomma, per non dilungarmi troppo su questo aspetto, ma vi voglio far vedere perché questa funziona bene. Allora, una rete di polarizzazione a quattro resistenze di polarizzazione resistori, il resistore è l'oggetto, no? La resistenza è la proprietà, è fatta così. Nel nostro caso, siccome ragioniamo di circuiti, le due cose sono praticamente equivalenti, è fatta così: c'è una tensione di alimentazione, chiamiamola VCC, un transistore bipolare, prendiamo l'NPN per comodità, quindi questa è la base, questo è il collettore, questo è l'emettitore. E poi si mettono qui quattro resistenze. Quindi una coppia di resistenze R1 e R2 per polarizzare la base. Vedete, queste due resistenze costituiscono un partitore di resistenze, no? Per mettere la tensione di base a valore intermedio tra VCC, che è la tensione di alimentazione, 0. Poi c'è una resistenza per collegare collettore all'alimentazione, una resistenza per collegare l'emettitore a massa. Questa è la situazione. Allora, vediamo come funziona. Dunque, per vedere come funziona mi conviene prima di tutto disegnare la cosa in modo un pochino diverso, esplicitare qui VCC, mettere R1 e R2. Ora faccio piano piano passaggio perché sono i primi circuiti che vediamo insieme, poi dopo andiamo un po' più rapidi, ma la prima volta questo è il transistore, la resistenza RE, la resistenza RC e poi di nuovo qui c'è VCC. Quindi non ho fatto nient'altro che ridisegnare la stessa cosa. Poi a questo punto io posso applicare il teorema di Thevenin tra questi due nodi verso sinistra. Quindi applico Thevenin, scriviamolo maiuscolo perché è la tensione di Thevenin, la tensione equivalente di Thevenin è la tensione a vuoto tra questi due nodi. Quindi a vuoto ho un partitore di tensione, quindi VBB la chiamo, è una VCC per R2 diviso R1 più R2, e poi ho una resistenza di Thevenin che è il parallelo delle due. Quindi a questo punto io posso ridisegnare il circuito
Allora, scriviamo un'espressione alla maglia d'ingresso, quindi equazione della maglia d'ingresso la corrente della maglia d'ingresso è proprio la IB, quindi mi viene IB è uguale a VBB meno VBE facciamolo diversamente, scusate. E qui passa il C, giusto? La maglia d'uscita non l'ho ancora disegnata. Scrivo l'equazione non esplicitando i B, scrivo proprio VBB più, anzi meno VBE, VBE meno RB per i B, anzi la corrente B passa in RB e in R per i B più R per i C. E questa è l'equazione alla maglia d'ingresso. D'accordo? Allora, se il transistore è in zona attiva diretta e lì voglio andare, quindi l'ipotesi ha senso farlo, io conosco la relazione che c'è tra i B e C. So che IC in zona attiva inversa è uguale a IB per beta F più IC0 per beta F più 1. Va bene? Allora, io adesso che cosa potrei fare? Potrei ricavare IB dalla seconda espressione, sostituirlo nella prima e poi vedere che cosa posso fare per rendere C i più, cioè perché C mi viene poco variabile. E allora io direi di procedere in questo modo, e invece per evitare espressioni un po' troppo lunghe. Vediamo un pochino ad occhio quali sono i parametri che possono variare e poi proviamo a neutralizzarli tutti uno per uno. No, prendo un evidenziatore. Allora, i parametri che variano quali sono? Innanzitutto, vabbè, ovviamente questo beta F, attenzione, quello varia tanto. Va bene. Poi gli altri parametri che variano sono anche la IC0 in seconda battuta e poi un po' può variare anche la VBE, perché io non è che so se, che cosa, dico approssimativamente in zona attiva diretta vale 0,7, ma un po' può variare. Allora guardiamo un pochino questa espressione, vi dico e poi lo scriviamo dopo che cos'è che si fa. Allora, la prima cosa che cerco di fare è di eliminare questo termine IC0 beta F più. Vi ho detto spesso, questo è trascurabile, ma bisogna scegliere di farlo trascurabile. Com'è che si elimina? Si fa in modo che l'IB di qua, siccome beta F e beta F più 1 all'incirca sono uguali, no? Beta F è comunque un numero grande, per eliminare l'influenza di C0 sull'IC basta fare IB ben più grande di C0. Quindi prima cosa, evitare correnti di base troppo piccole. Se la corrente base è 5-6 ordini di grandezza più grande di C0, e lì tipicamente si va a finire, okay, è chiaro che la IC0 non mi conta più in questa espressione. Quindi posso trascurarla. Quindi questo è il primo punto. Questo mi semplifica anche il trattamento poi successivo. Allora, prendiamo una pagina nuova. Allora, primo punto, scegliamo IB
molto più grande di C0, evitare B troppo piccole. Questo fa sì che IC sia uguale a beta FB. Ripeto, ovviamente, non scrivo neanche approssimativamente, perché se IB è 5 ordini di grandezza più grande di C0, diciamo, l'approssimazione è perfetta. Fatto questo, riscriviamo l'espressione di prima, sostituiamo al posto di B IC diviso beta F, e qui che cosa viene? Quindi viene, posso mettere in evidenza IC a questo punto, e mi viene RE più RE più RB diviso beta F. A questo punto, cosa c'è, per limitare l'influenza di beta F su IC, cosa posso fare? Questo si vede bene, no? E beta F è grande, magari varia da, come vi dicevo nell'esempio di prima, nominalmente 100, ma varia tra 50 e 200, giusto? Però comunque è molto grande. Quindi, per esempio, questo termine RE su beta F rispetto a RE è trascurabile, comunque insomma inciderà poco. RB su beta F rispetto a RE, io non lo so se è trascurabile, però posso fare in modo che sia trascurabile scegliendo opportunamente RB ed RE. Quindi il secondo punto è scegliere RB molto maggiore, no, RB molto minore di RE per beta F. Perché se faccio quest'altra cosa, a questo punto, praticamente in questa parentesi quadra conta soltanto RE e mi è sparita la dipendenza del beta F. Va bene? Il terzo punto è scegliere VBB più grande di VBE. Qui non è necessario che sia molto più grande, ma insomma deve essere ben più grande, no? In modo che le variazioni di VBE nella differenza contino poco. No, chiaro che lì può essere un problema, se VBB la prendo 0,7 e 0,8 e VBE vale 0,7, una piccola variazione di VBE mi incide sul termine a sinistra. Se VBB lo prendo anche soltanto 2 volt, non necessariamente molto maggiore, una variazione di VBE che comunque per forza di cose è piccola, non riesco a non vederla. Quindi qui diciamo, ora dico una cosa che è soltanto qualitativa, no? Ben maggiore, insomma, in modo che non sia appena un po' più piccola, ma comunque allora, a questo punto io posso dire, va bene, a questo punto IC effettivamente lo posso approssimare come VBB meno VBE, no, VBE on, tipicamente ci mette un valore medio, diviso RE. Vedete, a questo punto non dipende più dal resto. D'accordo? Io ho soltanto queste tre condizioni da soddisfare, poi vedete alla fine mi è venuta un'espressione di C che non dipende dalla temperatura. Chi è che cambia con la temperatura? È la VBE che cambia con la temperatura, perché l'espressione della caratteristica di una giunzione PN ha internamente la temperatura, e tipicamente, qua ve lo probabilmente può essere utile indicarlo in modo esplicito qui sopra, ancora più sopra, qua, è dVBE a parità di corrente, no, vabbè, lo scrivo qui, ma poi a parità di corrente la VBE con la temperatura cala di 2 millivolt per grado. D'accordo? Parità di corrente. Quindi la dipendenza dalla temperatura
c'è qui, ma insomma 2 millivolt per grado vuol dire che se cambiano 50 gradi sono 100 millivolt, quindi la VBE può passare da 0,7 a 0,6 volt. Se VBB è 3 volt, la differenza si nota poco sull'EC. D'accordo? Questo è il concetto. Tenete presente che quindi non si riesce a eliminare completamente la dipendenza, perché la dipendenza c'è, sia da beta F sia dalla temperatura. Quello che posso cercare di fare è di, come dire, minimizzarla, ridurla a valori accettabili. Questo è il motivo per cui vedrete sempre si polarizzerà il transistore a quattro contatti, a quattro resistenze, in modo da non contatti, resistenze, scusa, in modo da alleviare la sensibilità a queste variazioni. C'è una cosa importante da segnalare, che è questa: chi è che assorbe queste variazioni? Cioè, le variazioni ci sono nel transistore. Io ho polarizzato l'IC, il transistore, in modo che l'IC dipendesse poco, però altri parametri ne dipendono molto. Ok? Vediamoli un attimo insieme. La VCE ne dipende anch'essa poco, perché se vado a guardare il circuito di prima, scrivo l'espressione alla maglia di uscita, va bene? Che cosa ho? Questa è VCC, questa qui è la VCE, poi c'è RC ed RE, quindi ho questa caduta RC per IC e questa caduta RE per IE. Quindi scriviamo l'espressione alla maglia d'uscita. Equazione alla maglia di uscita. Ho VCC uguale a RCIC più VCE più RE per IE. Vabbè, IE sarà IC più IB, in questo caso se la prendo col verso in uscita IE stavolta, quindi questo qui per comodità, scusate, invece di farmi scrivere IE, scriviamo direttamente IC più IB. Questa IB è uguale a IC diviso beta F, quindi di fatto è trascurabile rispetto a IC. Va bene? Quindi trascurabile, perché beta F, non lo so, cioè varia, ma è grande comunque, no? Rispetto a IC. Quindi posso esplicitare VCE e mi viene, vedete, VCE uguale a VCC diviso, anzi, VCC meno IC, che moltiplica RC più RE. Vedete, di buono c'è che se l'IC cambia poco, anche VCE cambia poco. Quindi anche VCE cambia poco. Quindi la posizione sulla caratteristica di uscita del transistore cambia poco. Quindi il punto di riposo cambia poco, il punto di riposo Q è robusto rispetto alle variazioni. Chi è che assorbe tutto? IC assorbe tutto, IB, perché IB è uguale a IC diviso beta F, e quindi IB invece varia molto. Tutte le variazioni vengono assorbite dalla corrente di base. Incassa, quindi assorbe tutte le variazioni. Ora,
chiaro il discorso, piuttosto semplice, non abbiamo usato espressioni complicate, però il concetto non è banale. Io, se giusto per chiarirlo un pochino meglio, se io prendo due caratteristiche di uscita diverse, no? Corrispondenti a beta differenti, queste è C, VC E. Allora, prendiamo una situazione beta F uguale a 50, va bene? Allora, quello che succede è che, per esempio, questa è B1, certo valore, questo qui è IB2 e questa retta qui è beta F, questo punto qui è beta F IB1, giusto? Questo punto qui è beta F IB2, questo punto qui è IB3, questo punto qui è IB4, questo punto qui è IB5, va bene? Poi disegno sopra la retta di carico. Supponiamo che il punto di riposo mi diventi questo, va bene? La retta di carico non dipende da niente, insomma, perché dipende soltanto dalla tensione di alimentazione, e qui c'è la retta di carico, scusate, torno un passaggio indietro, è questa qui, no? VC è uguale a VCC meno IC per RC per RE, questa è la retta di carico, l'equazione della maglia d'uscita, quindi questa è VCE uguale a VCC meno IC di V, perché moltiplica RC per RE. Quindi quando VC è uguale a 0, IC è uguale a VCC diviso RC per RE. Quindi vedete, la retta di carico non dipende né dalla temperatura né ovviamente da beta F. Questa è situazione, ovvio ho detto 50, poi ho scritto 20, situazione beta F uguale a 50. Se invece mi viene la situazione beta F uguale a 200, no? E nominalmente per un transistore che mi viene venduto con beta F di 100, io che cosa ho? La retta di carico invariata, va bene? Le caratteristiche mi sono cambiate tanto, perché adesso se beta F è 200, che cosa vuol dire? Che per la stessa IB1 di prima, la curva è fatta così, è 4 volte più grande. Questa è beta F IB1. Beta F IB2 sarà così, perché il beta è aumentato di un fattore 4. Quindi le caratteristiche sono cambiate totalmente, però all'incirca il punto di riposo mi è rimasto, per esempio, quello di prima. Abbiamo detto, non cambia molto. Quindi la VCE e la VCC sono rimasti più o meno, ora io quello l'ho fatto un pochino spostato, di la verità. Faccio il rosso e lo faccio nella stessa posizione di prima. Mi è venuto qui. Quindi in pratica che cosa è successo? Che l'IB in questo circuito fa in modo di abbassare così tanto l'IB che il punto di riposo praticamente non cambi. Però sulle caratteristiche di uscita è cambiato tutto. D'accordo? Torno al discorso, no? Cioè è un effetto interessante di funzionamento del circuito di polarizzazione, non è una cosa banale. Mi impone la posizione in punto di riposo sulle caratteristiche di uscita e mi varia l'IB fin tanto che la cosa non funziona. Quindi questo tecnica a quattro resistenze mi consente di imporre il punto di riposo. Una volta che ho il punto di riposo posso fare un amplificatore. Fermiamo.